Buongiorno a tutti da Travel Quotidiano e grazie per essere così numerosi a questo nuovo appuntamento con i nostri webinar. L'appuntamento di oggi è importante e delicato. Si tratta della nuova direttiva europea sulla vendita di assicurazioni, l'EDD. Ne parlano tre ospiti d'eccezione: Daniela Panetta, direttore commerciale di Arvi Italia, Michele Cossa, AD di Borghini e Cossa, e Cristian Garrone, AD di Insurance for Travel. Invitiamo i partecipanti ad usare la nostra chat, inserendo il proprio nome e cognome e un indirizzo mail per essere ricontattati. La parola subito alla nostra giornalista Marina Firrao, che modererà il dibattito. Marina, a te la linea. Eccomi, mi sentite? Sì. Molte grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere nella nostra stanza del webinar e vediamo di definire l'argomento di cui trattiamo, che come dicevamo è molto delicato. Allora, l'EDD è la direttiva, la nuova Insurance Distribution Directive europea, che è stata pensata per armonizzare la normativa sulle assicurazioni, sulla vendita di assicurazioni in tutti gli stati dell'Unione. Tende alla minima armonizzazione per definizione. In Italia è stata recepita dal decreto legislativo 68 del 21 di maggio, che ha modificato il capo, ossia il codice delle assicurazioni private. L'intervento normativo punta su tre obiettivi sostanzialmente, come quasi sempre fanno le norme europee. Primo, garantire ai consumatori un'informazione dettagliata e trasparente. Poi puntano a realizzare il best interest del consumatore, dell'assicurato, e infine ad estendere l'obbligo di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità a tutti i distributori di coperture assicurative. Cosa cambia per le agenzie? Per gli agenti di viaggi la novità è l'introduzione alla figura dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio. Può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che avvii o svolga l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio rispetto alla propria attività principale e nel rispetto di alcune condizioni, a cominciare dal fatto che l'attività principale sia diversa dalla distribuzione assicurativa, naturalmente, e che distribuisca soltanto determinati prodotti assicurativi complementari a quelli che sono oggetto dell'attività principale. Per questi intermediari, il RUI, il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, ha costituito due nuove sezioni. La sezione F per gli intermediari che operano in nome di una compagnia e la sezione E per quelli che operano per un agente o broker di assicurazioni. Qui con noi abbiamo tutte e tre le tipologie: Daniela Panetta, che rappresenta una compagnia, Michele Cossa, che è un broker, e Cristian Garrone, che è un agente delle compagnie. Allora, io chiedo ai relatori di presentarsi, ma soprattutto entriamo subito nel merito della questione. Michele Cossa, il broker, che agisce da intermediario indipendente, comincia a spiegarci, in particolare quali sono i dubbi e le perplessità che ruotano intorno all'EDD, che ha suscitato l'EDD, che mi pare non siano affatto poche, siano una cosa piuttosto complessa. Grazie Marina, buongiorno a tutti. Il compito è abbastanza arduo perché siamo veramente ancora nei primi tempi di applicazione. Come diceva Marina, Borghini e Cossa, broker di assicurazioni, la nostra visione è quella dell'intermediario indipendente. Fra le altre cose, Borghini e Cossa è in FTO e quindi dalla commissione legale di FTO abbiamo seguito l'iter di approvazione e recepimento dell'IDD in Italia e abbiamo tentato di intervenire in quelle che sono attraverso i canali istituzionali le possibilità appunto di modificare la norma. Come dicevi tu Marina, contrariamente alla direttiva Pacchetti, l'IDD è una direttiva assolutamente lasca, quindi non stretta, lasciava agli stati di recepirla potendo portare parecchie modifiche senza dubbio, senza stravolgere quello che era però il concetto, ossia l'armonizzazione e la tutela del consumatore. La direttiva è del 2016, in Italia purtroppo è approdata
in recepimento in quel momento storico in cui non c'era un governo, non c'era un Parlamento, perché dopo le elezioni del 4 marzo, al pari della direttiva Pacchetti, ha avuto un iter abbastanza travagliato anche dal punto di vista delle possibilità di intervento. La norma è stata poi recepita con un decreto legislativo di maggio, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a giugno. Necessitava, proprio perché era una norma di minima armonizzazione, di regolamenti attuativi da parte dell'IVAS, che è l'istituto di vigilanza, il quale ha messo in pubblica consultazione questi regolamenti fino al 9 di luglio, e quindi pochissimo tempo per le associazioni, per le compagnie, per chiunque avesse un interesse a far valere in qualche modo le proprie ragioni, pubblicazione il 2 di agosto per entrare in vigore ufficialmente il 1 di ottobre. Tempi serrati che hanno permesso analisi abbastanza in qualche modo frettolose, nel senso che proprio c'era poco tempo, in uno scenario estremamente complesso. Perché estremamente complesso? Perché la direttiva non riguarda evidentemente solo la distribuzione assicurativa da parte del mondo del turismo, rivoluziona e ristruttura tutta la distribuzione assicurativa di chi, come me e Christian, per esempio, vendiamo assicurazioni per professione, o di chi, come Daniela, produce, se vogliamo, assicurazioni, produce i contenuti. All'interno di questi cambiamenti il legislatore ha voluto portare anche tutte quelle categorie di soggetti che distribuiscono assicurazioni non professionalmente ma a titolo accessorio. Ovviamente il pensiero va in prima battuta alle banche, va in prima battuta alle poste, va in prima battuta a quei soggetti che distribuiscono in maniera massiva e con interessi economici parecchio importanti. Il mondo del turismo, dobbiamo dircelo, muove un volume di premi sicuramente infinitesimale rispetto a queste altre categorie. Purtroppo però deve soggiacere in qualche modo alle stesse regole. Fondamentalmente quella che in prima battuta non si è tanto rispettata era quel principio di proporzionalità che il legislatore europeo ha stabilito, ovvero che sì, il consumatore va tutelato, sì la trasparenza, ma evidentemente chi distribuisce un'assicurazione accessoria a un proprio prodotto o servizio non può avere gli stessi obblighi, le stesse responsabilità di chi lo fa a titolo professionale, perché distribuisce solo quel prodotto relativo a quel servizio. Questo si è un po' andato sbiadito nel recepimento italiano, e anzi il legislatore spesso è andato molto al di là di quello che l'Europa chiedeva. Dopo un mese e mezzo gli interrogativi sono moltissimi, l'interpretazione nella quotidianità è veramente difficile per districarsi nelle norme, è veramente complicato. Possiamo fare un macro scenario che è quello che hai delineato te, ovvero diciamo che, se vogliamo usare la similitudine del semaforo, abbiamo il semaforo verde, che è nel momento in cui l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio non porta un compenso per chi distribuisce le polizze assicurative, non c'è nessun assoggettamento a IDD, a codice delle assicurazioni o a regolamenti. Potrebbe sembrare paradossale, quindi perché distribuire un'assicurazione se non si percepisce un compenso? Anche perché il concetto di compenso nella norma è stato molto ampliato, quindi non è più solo provvigione fee, è qualsiasi vantaggio anche di natura non finanziaria. Per voler fare un esempio, nel nostro settore un tour operator che include nel prezzo del proprio pacchetto la polizza medico bagaglio, in modo da poter adempiere al proprio obbligo di assistenza al passeggero durante il viaggio, mi sembra di poter dire che si prefigura con una distribuzione dove non vi è un compenso e quindi in qualche modo completamente al di fuori delle norme. Il secondo semaforo, quindi la luce gialla, se vogliamo, è quella invece il caso in cui vi è un compenso, ma fortunatamente in qualche modo si è al di sotto di determinati limiti che tu hai accennato, quindi o il viaggio è inferiore o pari a 90 giorni, la durata del viaggio, e o il premio assicurativo è pari o inferiore a 200 euro. A questo punto ci sono comunque delle regole da rispettare, ma non si è soggetti all'obbligo di iscrizione al registro unico degli intermediari, come tu hai accennato, sezione E o sezione F, e credo che Christian dopo e Daniela ci spiegheranno bene che cosa implica essere o non essere iscritti al registro.
In questo caso ci sono nuovi obblighi, soprattutto in riferimento alla trasparenza, a comunicazioni che vanno fatte al passeggero, a conflitti di interessi che vanno dichiarati, a obblighi sulla vendita abbinata, quindi qua c'è un primo grande dubbio e contrasto con la direttiva pacchetti, dove abbiamo letto la parola obbligatorio per la prima volta riferito alla distribuzione di polizze assicurative nella direttiva pacchetti. Nell'IDD si dice invece in maniera esplicita che la polizza deve essere proposta su base facoltativa, quindi questo, se vogliamo, è un primo grande dubbio che in risposta alla tua domanda iniziale metto sul tavolo. Nel momento in cui invece andiamo a superare una di queste due paletti, quindi 90 giorni e 200 euro, scatta l'obbligo di iscrizione al registro per i distributori. In questi primi mesi abbiamo visto comportamenti differenti da parte degli operatori sul mercato, ma comunque questi limiti sono certi e sicuramente non si mettono in discussione. L'iscrizione a RUI implica obblighi, responsabilità, doveri, costi e quant'altro, poi vedremo. Evidentemente non è che questo paralizzerà la distribuzione di polizze assicurative, accessorie ai viaggi da parte della filiera del turismo organizzato, anche perché paradossalmente sarebbe andare contro a quella che in qualche modo è uno degli scopi generali, che è quello in ogni caso di assicurarsi, perché sappiamo che gli italiani non sono un popolo che si assicura molto e quindi verosimilmente calerebbe molto la percentuale di passeggeri assicurati se non potessimo più vendere assicurazioni da parte di agenzie di viaggio o di operatori del turismo organizzato. Sicuramente ci stiamo ogni giorno scoprendo nuove sfumature e gli operatori, ciascuno per il proprio ruolo, compagnie, distributori, stanno pian piano mettendo in pratica operatività per arrivare quanto prima a poter avere interpretazioni, a poter avere comportamenti che siano compliance con quello che la normativa chiede. Mi sembra di avere in qualche modo inquadrato sia le tempistiche che le problematiche che mi hai chiesto, spero. Scusate, per quanto possibile, nei limiti che le nuove norme consentono. Tra l'altro, nel dubbio sulle date di applicazione, Daniela Panetta, la compagnia, è vero che voi compagnie state prendendo decisioni non sempre concordanti, non sempre univoche? A proposito, per esempio, dei tempi di applicazione, quali sono i limiti? Buongiorno a tutti. Allora, direi che i comportamenti delle compagnie ovviamente sono individuali e dettati dalle analisi che ogni compagnia, in seno alla propria direzione, con il supporto dei propri consulenti, dei propri legali, ha ritenuto opportuno adottare. Stiamo vedendo comportamenti diversi, diciamo che per tutti ci sarà un punto di arrivo, che è questo benedetto 23 febbraio, che è forse l'unica data veramente certa per quanto riguarda l'applicazione degli obblighi. Diciamo che le compagnie, io riprendo un po' quello che ha detto Michele, abbiamo avuto veramente poco tempo tutti per fare delle analisi approfondite da un lato, dall'altro abbiamo avuto da subito tutti la pressione del nostro mercato, dei nostri clienti che hanno cominciato a chiedere ma allora cosa devo fare, mi devo iscrivere, all'inizio sembrava che tutti si volessero iscrivere, poi in realtà noi come tutte le altre compagnie stiamo spiegando che l'iscrizione è una possibilità, ma ci saranno probabilmente altre possibilità per dare il servizio. L'obiettivo credo di tutte le compagnie sia quello di dare il servizio al cliente, il cliente che entra in agenzia, che ha scelto di avvalersi dell'agenzia di viaggio per il proprio viaggio, deve uscire dall'agenzia con il viaggio e con la polizza, quindi con la sicurezza necessaria. Se bontà sua ha scelto un viaggio importante di costo elevato o di durata molto lunga, per cui la polizza ha un costo molto alto, comunque credo tutti noi dobbiamo e vogliamo mettere l'agenzia in condizioni di dare il servizio, quindi di fornire la polizza. Stiamo adottando tutti le soluzioni che riteniamo di dover adottare, però poi alla fine credo ci allineeremo con i tempi di una piuttosto che dell'altra, comunque ci allineeremo. Diciamo che
il primo step importante che mi risulta tutte le compagnie abbiano oramai messo in atto è quello di fornire questo DIP, che è la prima novità, la più appariscente, diciamo, di questa normativa, che è questo nuovo modulo di informativa precontrattuale che sintetizza, è un po' la vecchia scheda prodotto, sintetizza le informazioni importanti che il cliente può verificare velocemente prima di decidere se il prodotto è adeguato alle sue necessità. Sono due paginette, non più di due paginette, quindi volutamente sintetico, e questo è già in essere perché comunque già dal 1° ottobre, questa era una data veramente certa, il DIP deve essere fornito per tutti i nuovi contratti. Mi viene in mente quello che diceva Michele rispetto alle diverse modalità con cui ciascun paese si è adeguato a questa normativa europea. Noi italiani siamo abbastanza originali, siccome il DIP non era sufficiente, il legislatore italiano impone un documento ulteriore che si chiama DIP aggiuntivo, che abbiamo solo in Italia, che sarà obbligatorio dal 1° di gennaio, quindi un'altra data certa, un'altra pietra miliare certa di questo processo. Dal 1° gennaio, oltre al DIP, il cliente dovrà ricevere il DIP aggiuntivo, che è un documento un po' più esteso, quindi aggiunge delle informazioni in più, non più solo le macro garanzie e i massimali di ogni polizza, ma anche qualche dettaglio in più, per esempio i tempi di recesso, per esempio le esclusioni, tutta una serie di informazioni in più, e questo è un qualcosa a cui le compagnie si stanno adeguando. Immaginate che ogni compagnia ha veramente centinaia e centinaia di prodotti e per ciascuno di essi dovrà produrre il DIP aggiuntivo, quindi anche le compagnie in questi giorni sono veramente sotto pressione per produrre tutti questi documenti, e poi arriveremo alla data finale in cui tutto dovrà essere in regola, che sarà il 23 di febbraio, quindi comportamenti diversi dovuti anche veramente alla complessità di tutta la documentazione e dei processi informatici in atto, perché non dimentichiamo che il cliente, questa è un'altra novità di questa normativa, deve ricevere la documentazione prima della firma della polizza, quindi anche a livello di piattaforme, ormai tutte le compagnie emettono online, anche a livello di piattaforme, le piattaforme si devono adeguare, si sono adeguate a questa necessità di mettere in grado il cliente di leggere la polizza e i documenti sintetici prima della firma della polizza e della conclusione. Ottimo. Insomma, tutto in divenire e tutto è comunque molto complesso per definizione. Cristian Garrone, il mal di pancia di chi sta in mezzo alla filiera, tutto della gente. Come la affrontate voi? Noi siamo poi in una situazione abbastanza simile a quella delle agenzie di viaggi, nel senso che come le agenzie di viaggi noi riceviamo un mandato dalle compagnie e dobbiamo fare quello che le compagnie ci dicono. Il mal di pancia, come hai detto tu prima, è estremo, perché noi che siamo agenti di praticamente tutte le compagnie specializzate nel settore del turismo riceviamo da ogni compagnia un'interpretazione diversa a partire dal momento in cui dovrebbe partire questa regola. Quindi ci troviamo a nostra volta a dover comunicare ai nostri clienti: guarda che tu hai la polizza con la compagnia Y, per cui devi comportarti così. Il tuo vicino, magari tu stesso, perché magari ti abbiamo fatto due polizze con due compagnie diverse, in base alla compagnia deve avere un atteggiamento diverso, che diventa molto complicato in primo luogo da comunicare, e in secondo luogo anche poi da poter supportare come professionista, perché il tema del 1° di ottobre, 23 di febbraio non è un tema banale, perché l'abuso di intermediazione assicurativo, che sarebbe tutta l'attività di vendita di polizze quando non c'è l'autorizzazione alla vendita, oltre che essere sanzionabile, quindi sia le compagnie che chi fa abuso di intermediazione assicurativa può essere sanzionato da 10 a 100.000 euro, chi vende la polizza, quindi l'agente di viaggio o l'agente di assicurazione in questo caso, rischia anche il penale, rischia di andare in galera per la vendita di una polizza over 200 euro, per cui sono temi veramente molto delicati. E il mal di pancia che soffriamo un pochettino noi, penso anche forse Borghini e Cossa, che stiamo in mezzo, è quello di vedere veramente una mancata occasione, dettata sicuramente, come diceva prima Daniela,
dal fatto di aver avuto tempi molto stretti, ma che abbia potuto mettere in collegamento le compagnie per almeno avere un'interpretazione univoca sui temi più importanti, perché sennò, ribadisco, da un lato mettiamo a rischio i nostri clienti dandogli informazioni che potenzialmente potrebbero essere non corrette, yeah, in un senso o nell'altro, perché come è vero che potrebbe essere il 1° di ottobre, altrettanto è vero che potrebbe essere il 23 di febbraio, e comunque in un caso o nell'altro stiamo creando un danno ai nostri clienti, agenti di viaggio o tour operator, perché o gli diciamo non vendere quando in realtà poteva vendere, o gli diciamo vendi quando in realtà non si può vendere. Per cui noi non vediamo l'ora che arrivi il 23 di febbraio, così almeno saremo tutti quanti allineati, nessuno avrà più dubbi su quando entrerà in vigore la normativa. E aggiungo un tema, che quello che ha detto Daniela, che in maniera delicata non ha voluto, penso, dirlo, ma il DIP aggiuntivo che entrerà in vigore il primo di gennaio ha un'altra grossa criticità, in realtà più teorica che pratica, che è quella che noi agenti di assicurazione, ma anche voi agenti di viaggio, troverete, o meglio, i vostri clienti troveranno su questo benedetto DIP aggiuntivo anche la percentuale delle commissioni che percepite dalla vendita di quella polizza. Un tema che in realtà, vi dico, non più drammatico di quello che può sembrare, perché a parte il forte fastidio, io vorrei chiedere a tutti quanti voi quanti sanno che quando andate a pagare la polizza auto, il vostro agente o il vostro broker già vi stanno comunicando in termini assoluti, in termini percentuali, quanto stanno percependo di commissione. Quindi diciamo che nel mercato assicurativo ormai è diventata la regola su tutti i rami, lo era già sull'auto, preparatevi anche a questo. Cristian, solo una cosa vorrei chiederla anche questa a te, mi viene da chiedere immediatamente: chi farà i controlli sugli eventuali abusi, a quale istituzione sono demandati? Li farà l'IVAS, e il problema è che l'IVAS è seria, cioè noi siamo abituati in Italia ad avere a che fare con soggetti di controllo diciamo un po' blandi. Le agenzie di viaggio spesso dicono: ah, ma c'è il mio collega abusivo che non ha il fondo, non ha l'RC, nessuno lo controlla. Nel mondo assicurativo non è così, sia Michele che Daniela vi potranno confermare che noi abbiamo paura dell'IVAS, nel senso che quando l'IVAS arriva fa delle verifiche serie, corrette, e se qualcheduno ha sbagliato qualche cosa dà le sanzioni, quindi non è una cosa che prendiamo alla leggera, ed è per quello che nasce tutta la nostra ansia nel cercare di poter avere un processo unito corretto per essere, quando arriva, mai arrivasse l'IVAS, per essere compliant e sapere di aver fatto il nostro lavoro. Riprendiamo l'argomento quando parliamo poi dopo delle due categorie del RUI nuove. A Daniela chiederei in questo momento quali polizze ricadono, tanto per chiarire le cose una volta per tutte agli agenti che ci ascoltano, quali polizze ricadono all'interno della normativa IDD e quali ne sono escluse? Scegli quelle più semplici. Per quanto riguarda l'importo della polizza, la prima regola è quella del premio complessivo per polizza, che parametrata a una durata annuale non può essere superiore a 600 euro, che vuol dire che se è una durata minore comunque si va a riproporzionare il premio su base annua e non può essere superiore ai 600 euro per polizza. Come deroga a questa, che è la norma principale, se la polizza ha una durata di meno di 3 mesi, il premio non deve essere superiore ai 200 euro per persona, che poi è il limite che le agenzie hanno in mente, ed è il limite che viene ricordato più spesso. Teniamo presente, noi ovviamente abbiamo fatto i conti sul nostro portafoglio di polizze, ma credo che ogni compagnia abbia fatto il proprio, veramente le polizze coinvolte dalla normativa sono pochissime, nel senso che di polizze con premio superiore a 200 euro per persona noi ne contiamo veramente poca. Quindi mi verrebbe da dire che la stragrande maggioranza delle polizze che normalmente le agenzie di viaggio emettono tutti i giorni non entrano nel modo più assoluto in questo tipo di limitazione. È anche vero che per le polizze che superano i limiti di cui parlavo prima, le compagnie, ciascuna a proprio modo, sta cercando di trovare una soluzione. Alcune compagnie stanno invitando le agenzie a segnalare i nominativi dei clienti e andranno
in qualche modo poi ciascuna a modo proprio a riconoscere una varia forma di remunerazione o di, fra virgolette, riconoscimento. Altre compagnie si orienteranno su soluzioni diverse, ognuno ha giustamente, tra l'altro, trovato la propria soluzione, proprio per quello che dicevo prima, con l'obiettivo di dare un servizio. Quindi diciamo che è vero che è un impatto grosso quello dell'IDD per quanto riguarda le limitazioni, però ricordiamoci che la stragrande maggioranza delle poliche sono sotto quei limiti e le agenzie possono continuare ad emetterle normalmente senza alcun problema. E questo ci conforta. Michele, cosa succede con le polizze collettive dei tour operator, quelle che comprano da voi in blocco e poi inseriscono nei loro pacchetti? Cosa cambia? L'IDD in qualche modo interviene? Ah, interviene al pari delle altre, anzi il legislatore ha fatto chiarezza su questo punto, che non vi sono differenze tra distribuire una polizza che noi in turismo chiamiamo individuale, quindi quelle a cui faceva riferimento Daniela, da portale, no? Quindi le agenzie di viaggio hanno a disposizione differenti portali per emettere polizze per il cliente che hanno davanti a sé, e quindi il contraente della polizza, quello che firma la polizza, è il cliente. Il caso dei tour operator è un caso in cui invece il tour operator a priori, per tutti i propri passeggeri, per una parte o a seconda delle politiche commerciali che poi può avere, stabilisce delle condizioni e distribuisce queste coperture assicurative in forma collettiva. Questo in passato è stato uno strumento in qualche modo per addolcire determinati adempimenti, il legislatore europeo, quello italiano e anche IVASS sono stati chiari, non c'è differenza, cioè nel momento in cui la norma riguarda la distribuzione di polizze assicurative, riguarda la distribuzione di qualsiasi polizza assicurativa, introducendo un concetto piuttosto semplice, in vero, è quello che se l'assicurato finale, quindi nel nostro caso il passeggero, compie una scelta e paga un premio, in parte o in tutto, è come se fosse il contraente della polizza, è come se fosse l'assicurato che stipula. Si aggiungono delle complicazioni, soprattutto legate al fatto che la catena si allunga, nel senso che nel momento in cui l'agente di viaggio distribuisce una polizza assicurativa individuale da un portale, cioè l'agente di viaggio ha seduto di fronte più o meno il passeggero, e quindi la catena è ridotta. Nel caso del tour operating, ovviamente abbiamo un tour operator, abbiamo un agente di viaggi che sta verosimilmente nel più classico degli esempi di un tour operator che distribuisce attraverso agenzie di viaggio, che sta facendo dei preventivi, e abbiamo il passeggero. Se poi vogliamo inserirci altri attori, che ci possono essere, e il sistema, voglio dire, lo consente, ci può essere un network fra l'agenzia e tour operator, ci può essere un intermediario assicurativo professionale come Borghini & Costa o I4T fra il tour operator e la compagnia di assicurazione, c'è la compagnia di assicurazione, la catena è sicuramente lunga. Questo allungarsi della catena porta delle complicazioni in ordine alla possibilità di adempiere l'obbligo di informativa precontrattuale. Daniela giustamente sottolinea, prima che il passeggero faccia la propria scelta, deve essere informato. Ora, il tour operator non sa che Michele Costa sta pensando di comprare un suo viaggio finché l'agenzia non mette sulla prenotazione di Michele Costa, fondamentalmente. Quindi è ovvio che dovranno esserci degli strumenti paragonabili, se vogliamo, al catalogo o al sito. Quindi metto sul sito determinate informazioni. E questa è la prima complicazione. La seconda complicazione è che, senza entrare in tecnicismi che annoierebbero tutti, soprattutto alle 2:30, nel momento in cui il tour operator è esso stesso il primo distributore assicurativo a titolo accessorio, sotto di sé vi è un altro distributore assicurativo a titolo accessorio, che è l'agente di viaggio, che in quel momento sta lavorando per lui. Sta lavorando per il tour operator alfa, sta lavorando per il tour operator beta, cioè sta lavorando per tutti i tour operator con cui ha rapporti commerciali. Quindi, a norma di legge, se il tour operator volesse iscrivere nel proprio RUI tutti gli agenti di viaggio, non potrebbe neanche farlo, perché non è previsto questo nella norma. Quindi, anche volendo essere estremamente compliant, estremamente pedanti, se vogliamo, non sarebbe possibile farlo. La catena poi della remunerazione, del compenso, anche quella può o meno allungarsi a seconda delle scelte del tour operator,
E questo fa sì che appunto l'agente di viaggio possa diventare un distributore accessorio di un distributore accessorio di un distributore primario di una compagnia. È complicato. Come è complicato porre in essere, secondo me, uno delle prime richieste, no, di questa normativa è quella che si vendano, per carità, nella distribuzione professionale già dal 2005 così, coperture assicurative adeguate, oggi le chiamiamo coerenti, cioè che rispettino i bisogni e le necessità del cliente. Per fare questo bisognerebbe a ciascun cliente chiedere come stai, quanti anni hai, hai avuto questa malattia, stai andando negli Stati Uniti, hai già una polizza rimborso spese mediche. È qualcosa che per sua natura in una distribuzione massiva di prodotti accessori a un altro prodotto è veramente arduo da fare. Quindi un punto importante che in questo momento tutto il mercato sta facendo, noi intermediari, le compagnie, è quello anche di capire come gestire tutta questa documentazione e questo flusso di informazioni che va dato al passeggero, ma in maniera bidirezionale, cioè va anche raccolto dal passeggero. E volendo essere, se vogliamo, un po' controcorrente, un po' provocatorio, a noi del settore conviene volare molto bassi con IVAS. È chiaro che queste norme, come dicevamo, sono state pensate soprattutto per distribuzione massiva di volumi enormi e di interessi grandissimi, perché sappiamo che il giro di commissione ci possa essere sulle polizze legate ai finanziamenti, ai mutui da parte degli istituti bancari. Secondo noi, ed è quello che anche come FTO abbiamo un po' fatto, è quello di dire ai signori, volendo anche un po' svilendo il nostro lavoro, ma è prodomo nostra, signori, tutto sommato alla fine noi stiamo distribuendo polizze viaggio, cioè non stiamo vendendo polizze della centrale nucleare RC professionale di un medico o la copertura corpi di un aereo, sono polizze abbinate a un viaggio e quindi fondamentalmente tenere un profilo molto basso affinché possa passare con l'autorità il concetto che sì, d'accordo, adeguatezza, le necessità e i bisogni del cliente, ma alla fine dobbiamo coprire quanto può succedere dalla fase di prenotazione alla fase del rientro. Quindi torniamo un po' al concetto di proporzionalità. D'accordo, tutela del consumatore, d'accordo, informativa, ma ricordiamoci che tutto sommato stiamo parlando di polizze viaggio. Questo entro febbraio va fatto soprattutto con riferimento a capire come gestire questo tipo di informativa, come adempiere agli obblighi che ci impone la norma. Piccolissimo cenno, stiamo pensando di inserire alcune domande sulle necessità assicurative del passeggero nel contratto di viaggio come FTO, perché è, diciamo, quel documento che abbiamo più probabilità di avere firmato da parte delle agenzie di viaggio. Ormai diamo per scontato che il contratto di viaggio, hanno capito tutti che è fondamentale. Se diamo un nuovo documento solo assicurativo che chiediamo che venga firmato, soprattutto con riferimento alle polizze collettive, non credo che ne torneranno molti firmati da parte dei passeggeri. Una cosa, Cristian, io volevo chiedere a te, vediamo qualche cosa in chiave positiva anche. L'obbligo di adeguatezza, dal quale discende l'esigenza di far firmare questo DIP al cliente, può difendere in qualche modo l'agente di viaggi da un contenzioso che altrimenti in tanti altri casi si scatena anche per futili motivi, magari il cliente che pretende di essere rimborsato su questioni per le quali non era coperto. Forse con il DIP a questo punto lo saprà a che cosa ha diritto e le agenzie saranno più tutelate. Oppure tutto questo frenerà ancora di più la vendita di coperture, che peraltro le norme europee a questo punto ritengono obbligatorie come nella direttiva. Cioè c'è una specie di implosione delle norme. L'agente di viaggio può in qualche modo sentirsi più protetto, però? Ma allora, sicuramente la normativa non deve essere vista solo come un qualche cosa di tremendo che è arrivato tutto negativo. Sicuramente lato mio professionale, da un certo punto di vista, sono contento perché comunque obbligherà
le agenzie, o meglio, obbligherà quelli che sono i nostri distributori ad aumentare il livello di preparazione, perché anche qui non possiamo, come categoria, quindi intendo tutto il turismo, nasconderci dietro un dito: il livello di preparazione delle agenzie di viaggi e dei tour operator sulla parte assicurativa è abbastanza basso, perché non rientra nella loro materia, nella loro forma mentis. Se tutto vero, e lo dico contro i miei interessi, che sia ben chiaro, perché questa normativa danneggia me, come danneggia Borghini Cossa, come danneggia ERV. Per cui, nonostante questo, però devo dire che è bene che le agenzie facciano un salto in avanti, come già succede per esempio nei mercati inglesi, eccetera, eccetera. Il questionario sicuramente è uno strumento importante, perché tutta una serie di informazioni che una volta venivano dette a voce e che venivano smentite dopo 5 minuti, del tipo: ma tu stai bene? Sì, sì, sono sano come un pesce. Ah, però mi piglio 28 pastiglie per il cuore, mi sono fatto i calcoli renali l'altro ieri, eccetera, 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 verranno smarcate su un documento che dovrà essere consegnato e firmato dal passeggero. Quindi nel processo di acquisto della copertura assicurativa ci saranno delle domande che ogni compagnia, in base alle proprie specifiche, deciderà di porre, e io immagino che molti di questi diranno: ma tu vuoi essere assicurato anche per le malattie preesistenti? Sì, perfetto, io le malattie preesistenti, il mio prodotto è adeguato alla tua necessità, ma se la tua risposta è no, quindi non ho le malattie preesistenti, io quel prodotto, con una risposta negativa, molto probabilmente non te lo potrò vendere. Pertanto l'agenzia non potrà ricevere una contestazione in un secondo momento di qualcuno che ha detto: ah, ma io ti avevo detto, no, rimane tutto quanto scritto all'interno di questo benedetto questionario, se, come diceva prima Michele, anche in questo caso la categoria prende come si può dire, prende di pancia questa situazione e fa firmare tutto, contratti, polizze, eccetera, eccetera, perché anche qui ormai, quando andiamo nelle agenzie di tour operator, ovviamente di meno, ma le agenzie, tutti quanti giurano e spergiurano che loro non fanno uscire un cliente se il contratto non è firmato. Sarà un caso, ma poi quando ci sono i sinistri di responsabilità civile, due volte su tre non c'è il contratto firmato: ah, ma perché era mio cugino, perché mi ha scritto una mail, perché doveva partire il giorno dopo, eccetera, eccetera. Con questo bisognerà iniziare dei processi, e scusate se vado un attimino oltre, più precisi da parte di tutta la categoria, perché è finito il tempo dove si entrava in agenzia e non si faceva firmare niente. C'è il DGPR, c'è la polizza, c'è il contratto, ma non perché ce l'hanno con le agenzie di viaggi, perché se voi venite a fare una polizza auto da me, io vi faccio firmare 50 fogli, vi do 28 fascicoli, se andate in banca è la stessa cosa, se andate dal medico è la stessa cosa, è un fastidio, sì, siamo tutti d'accordo, è una cosa che però da quale non si può scappare. Perfetto, allora andiamo al dunque di chi invece decide di fare il passo, perché si rende conto di avere, per esempio nell'alta gamma o anche nella fascia medio-alta generale del mercato, di avere una quantità di polizze che escono dal minimo dei 200 euro con frequenza, e quindi decide di iscriversi a RUI. Daniela, come funziona? Quali sono gli obblighi e le implicazioni? Per la compagnia, ovviamente, quindi se un'agenzia decide di diventare intermediario di una compagnia, deve semplicemente fare una richiesta di iscrizione alla lettera F del RUI, che è una delle due lettere di cui parlavano, F come Firenze. Verrà ovviamente aiutata dalla compagnia, che in questo modo fa diventare l'agenzia un suo intermediario registrato. Dovrà, prima di iniziare a lavorare come intermediario, frequentare dei corsi di formazione per il primo anno soltanto, della durata di almeno 60 ore. Ovviamente i corsi non sono necessariamente in aula, ma sono normalmente dei webinar, degli e-learning, sono varie modalità, non è, le 60 ore non sono 60 ore veramente fisiche, ma sono frutto di un webinar che è valutato 2 ore, piuttosto che un seminario che è valutato 4 ore, quindi poi le modalità sono diverse. I corsi verranno in questo caso ovviamente tenuti dalla compagnia, che è responsabile della formazione del proprio intermediario. Ci sarà un test finale da superare necessariamente in aula, quindi non può essere un test fatto in remoto, deve essere fatto necessariamente in aula, e per gli anni successivi al primo sarà necessario frequentare dei corsi di aggiornamento per almeno 30 ore. Diciamo che al di là di queste che sono, gli adempimenti burocratici, l'agenzia dovrà comunque avere una propria polizza di responsabilità civile,
dotarsi di un indirizzo PEC e di una firma elettronica certificata, non essere partecipata da enti o persone che impedirebbero la vigilanza da parte dell'IVASS, mi ricollego un po' a quello che diceva Michele prima. Diciamo che l'agenzia deve entrare psicologicamente nella veste di un intermediario assicurativo, quindi sapere che in virtù di una possibilità che ha di distribuire polizza, si dice onori e onere, gli onori sono quelli di diventare intermediario assicurativo e quindi di svolgere un ruolo importante verso i propri clienti, gli oneri sono quelli di essere soggetta a dei controlli dell'IVASS, che è l'ente di cui parlavamo prima, che è l'ente che controlla le compagnie di assicurazione e necessariamente anche tutta la filiera degli intermediari. Questo per quanto riguarda le compagnie. Marina, non ti sentiamo. Eccomi, pronto? Ci siete? Ecco. Una domanda stupida che mi viene da fare, davvero profana, forse fuori posto, ma quando si diventa intermediari nel registro F per una compagnia, poi si vende solo quella? Se devi, sì, direi di sì. Direi di sì, non so, era un chiarimento strana. Per me sì. No, 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 è il NI, nel senso che, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma funziona un po' come le sezioni E. Per cui la sezione F vende i prodotti della compagnia da cui riceve un mandato, ma non c'è l'esclusiva che il mandato sia solo con uno. Per cui l'agente F potrebbe vendere, potrebbe avere più relazioni, come facciamo noi come agenti plurimandatari, avere più mandati e vendere più compagnie. A differenza delle sezioni E, e bene, anche in realtà anche nelle sezioni E accessorie, dove comunque possono vendere solo prodotti delle loro, dei loro distributori di primo livello, quindi agenti o broker. Quello che non può essere è che una sezione E, che sia accessoria o normale, possa avere una relazione diretta con la compagnia di assicurazione. Aggiungerei una cosa, Marina, perché vedo una domanda che forse si può ricollegare a questo che stiamo dicendo. C'è stata una persona che chiede se è possibile vendere in agenzia solo la polizza, quindi slegata dai servizi assicurativi. Allora, nel momento in cui l'agente di viaggio non è un intermediario assicurativo, assolutamente no, perché le polizze possono essere vendute solo come accessorie al servizio che l'agenzia vende, che in questo caso è il viaggio. È chiaro che nel momento in cui l'agente di viaggio si è iscritto a RUI in una delle due sezioni, allora a quel punto diventa un intermediario assicurativo e può lavorare come intermediario assicurativo e quindi può vendere anche le polizze. Questa è la differenza. Solo una precisazione su quello che ha detto Daniela, perché potrebbe essere frainteso. Come dicevamo prima, ci sono due sezioni E, cioè la sezione E normale, che sono gli assicuratori sotto gli agenti normali, e gli E accessori. Gli accessori possono vendere polizze accessorie al viaggio anche superiore alle 200 euro, ma non la polizza stand alone. Per cui se io sono E accessorio e la polizza costa 500 euro sul mio viaggio, ok. Ma se qualcuno entra e bussa e mi dice io voglio una polizza medico bagaglio, ma il viaggio me lo sono fatto su internet, no, non può venderla, anche se è accessoria. Può venderla quando è una E normale. Qual è la differenza tra la E normale e la E accessoria? 15 ore di formazione all'anno, punto. Quindi la E accessoria è un assurdo, questo del discorso di proporzionalità che raccontava prima Michele. Non ha nessun senso che un mio collaboratore che vende polizze auto, vita, eccetera, eccetera, abbia gli stessi requisiti e gli stessi obblighi di un'agenzia di viaggio e debba fare 30 ore di aggiornamento annuale, mentre un'agenzia di viaggio che debba fare solo polizze accessorie al suo viaggio abbia gli stessi obblighi, ma la formazione si è ridotta a 15 ore. Infatti, solitamente noi stiamo suggerendo a chi vuole iniziare questo processo di diventare una sezione E normale, perché tanto per 15 ore di formazione in più, quantomeno sei sicuro di poter vendere polizze quando vuoi. Michele, a chi consiglieresti l'iscrizione a RUI? A quale fascia di agenzie? Per la tua esperienza, chi è che non può proprio farne a meno? Ma guarda, Marina, è il discorso con cui tu hai introdotto un po' questa questione dell'iscrizione o meno. È una questione di economica, ma non solo. Nel senso che nel momento in cui le compagnie si stanno, abbiamo più o meno capito da questi primi movimenti, attrezzando per riconoscere comunque un compenso
anche dalla vendita di polizze assicurative sopra i 200 euro, sopra i 90 giorni, nel caso in cui questo sia un'eccezione abbastanza limitata, quindi possa essere gestito in maniera spot. Nel momento in cui in maniera massiva l'agenzia che ha come clienti tutti i calciatori VIP della Serie A e per cui il costo medio del viaggio che vende è di 15.000 euro a passeggero, a quel punto forse dal punto di vista finanziario può valere la pena, nel senso che, come accennava Christian, dormo sonni tranquilli, non sto più a fare capriole o architetture strane, domandarmi ogni volta che vendo una polizza, oddio, sotto i 200, sopra i 90 giorni, 600 euro all'anno calcolato proporzionalmente, e quindi evidentemente si dormono sonni un po' più tranquilli, si acquisisce anche una certa professionalità, nel senso che si può dire sono iscritto a RUI, quindi sono un distributore assicurativo con il bollino, se vogliamo. Sicuramente, richiamo le parole di Daniela, onori e oneri. Quindi Christian forse non ha voluto terrorizzare, ma Ivas, che ha illustrato bene non essere proprio così dolce, è comunque la Banca d'Italia. Quindi fondamentalmente essere soggetti alla vigilanza di Ivas vuol dire mettere in conto di non poter gestire le cose all'acqua di rose. Insomma, bisogna decisamente essere compliant, bisogna decisamente mettere in piedi dei processi, bisogna decisamente quei processi tenerli costantemente aggiornati, perché la mia associazione di categoria, quella dei broker di assicurazioni, il 16 era in IVAS per chiarire una montagna così di dubbi che sono sorti in un mese e mezzo di applicazione. Quindi questa norma sicuramente andrà cambiando, sicuramente IVAS, come ha fatto in passato, scriverà al mercato con le famose FAQ, quindi le risposte alle domande comuni, alle domande frequenti, dando interpretazioni. Io sono abbastanza confidente sul fatto che il mercato, non dico entro il 23 febbraio, ma sicuramente entro il 2019, farà delle scelte che poi verranno messe a fattor comune come quelle più di buon senso, evidentemente. Nel momento in cui ti iscrivi a RUI, però non si scappa, e a questo punto c'è una serie di procedure che io e Cristian e Daniela sappiamo bene essere negli anni diventate sempre via più onerose. In primis una questione economica, costi-benefici, in secondis se lo si fa poi bisogna entrare nell'idea che processi vanno gestiti e monitorati. Io approfitto anch'io, scusate, perché ho visto la domanda, mi sembra, di Federica, sulla questione dei 500 euro, 600 euro iniziale, quindi quello che è chiaro è che il fatto che sia una polizza collettiva o una polizza individuale non differenzia questo aspetto. La questione dei 200 euro è una facilitazione che viene data nel momento in cui abbiamo un premio per passeggero fino a 200 euro, che è più dell'euro 65 al giorno, facendo 600 euro diviso 365 in caso di viaggi con durata fino a 90 giorni. Quindi 200 euro è qualcosa che allarga la possibilità di vendere per persona. I 200 euro per persona vuol dire che la polizza può arrivare a costare anche 2.000 euro se sono 10 persone all'interno della stessa polizza. Quindi la soglia dei 200 euro, sia chiaro, è per persona, per assicurata individuale. Che sia una polizza individuale da portale di compagnia o di intermediario, o sia una polizza collettiva, ciò non cambia le carte. Oh, qui c'è un'altra domanda curiosa che verrebbe proprio di fare. Chi si iscrive a RUI sezione E può vendere polizze a colleghi che non sono iscritti a RUI? Allunghiamo ancora la filiera. L'idea viene, eh?
Ni, nel senso che sì, però è stata posta male, nel senso che può vendere polizze ai passeggeri dei suoi colleghi, è non chiaro, vendere polizze sì. ai suoi colleghi. Sì, anche sì, se lì si sarebbe, bisogna ricordarsi che lì sarebbe un processo di vendita a distanza, quindi con tutta un'altra serie di complicazioni, perché anche noi come assicuratori, come intermediari assicurativi, quando vendiamo dobbiamo consegnare la documentazione, far firmare una serie di fogli, per cui lui potrebbe diventare, nel momento in cui c'è una sezione E, tra virgolette, il punto di riferimento di zona, sì, poi devono andare da lui o devono andare da lui. Certo, non mi pare di vedere altre grandi curiosità. Quello che voglio dire a tutti gli agenti di viaggi che ci ascoltano, e siamo grati per l'attenzione, è che potranno comunque inviarci domande alla redazione di Travel Open Daily o di Travel Quotidiano, e noi vedremo periodicamente di farvi rispondere dai nostri relatori e pubblicheremo le risposte sulle nostre testate. Faremo dei piccoli spot. Vediamo, insomma, se vogliamo, chiedeteci quello che volete. Se vogliamo completare, in corsa. Se vogliamo completare la questione del vendere la polizza stand alone, in questo la nuova normativa è chiara, perché non solo viene richiesto nel momento in cui si è distributori accessori esentati o iscritti in e-accessoria o in F, non solo viene richiesta che sia abbinata a un servizio turistico a questo punto, visto che stiamo parlando di tour operator, ma viene precisato una volta per tutti che quel servizio deve essere fornito da chi distribuisce la polizza. Quindi se arriva in agenzia un passeggero che dice ho comprato il volo su Ryanair, quindi ha comunque un servizio già turistico già acquistato, non può comunque essere venduta la polizza, a meno che non ci si iscrive nella sezione E, non accessoria. Nel momento in cui si è distributori assicurativi a titolo accessorio, la polizza va abbinata a un servizio che deve essere venduto dall'agenzia stessa, dall'operatore stesso. Questo è valido per i concessionari d'auto, per gli autonoleggi e per tutti quanti. C'è un'altra domanda. Luca chiede, senza parlare di itinerari costosi, l'emissione di una polizza annullamento e sanitaria globale per un viaggio di volo più 5 giorni negli USA del controvalore di 2.500 già sfora i 200 euro. Ci si deve iscrivere a lui? Chi vende, per esempio, un organizzatore, uno specialista di viaggi di nozze che vende tanti USA, bisognerà che si iscriva a lui. Giusto? Chi mi risponde? Sì, nel senso è un po' vedi sopra, nel senso è una questione costi-benefici. C'è da dire che dal lato collettive, se vogliamo dare una prima tendenza che il mercato sta prendendo, è quella per gli operatori che hanno la classica polizza a fasce, per intenderci, nel momento in cui il premio più alto viaggia a 250 euro per persona, insomma, piuttosto che mettere in piedi tutto il cinema, quella fascia che era 250 euro si porta a 200 euro, quindi la tendenza è, volendo, questo in qualche modo il mercato potrà avere un certo beneficio, perché i prezzi si stanno un po' abbassando per le fasce alte. Se un operatore vende il 2% delle proprie polizze al di sopra dei 200 euro, ecco, magari quei premi che erano 250-220 si portano a 200 euro. Diversamente, se sfora i 200 euro per persona, e di sopra, cioè tutte le considerazioni che abbiamo fatto oggi. Ho un'altra cosa, si può vendere una medico bagaglio solo, ad esempio, anche abbinata a un transfer o a un'attività? Certo. Basta vendere un transfer o un'attività che è un servizio che rientra nella merceologia principale dell'azienda, si può abbinare a una medico bagaglio, quindi mi arriva il cliente che si è già comprato per conto suo il volo sugli USA, però compra da me un transfer, un qualsiasi attività, io gli posso aggiungere un'assicurazione. Sì, sì, che sì. Copre anche il volo eventualmente? No? Perché... dipende dal tipo di assicurazione, se è un'assicurazione annullamento, tipicamente copre il prezzo che è stato pagato all'agente di viaggio, non certo quello che è stato pagato al di fuori. Se invece è una polizza medico bagaglio, a questo punto si mette una data di decorrenza, una data di scadenza, tutto quello che all'interno di quei giorni viene coperto come polizze individuali, sto parlando.
Quindi direi che è approcciato in questo modo. Insomma, le domande Se... saranno ancora molte lungo il percorso. Dicevi, Christian? Ma stavo leggendo una domanda che c'era all'interno che è un deterrente per essere scritte nella sezione E o F che vale la pena di sottolineare, perché chiedono appunto se nel momento in cui uno si vuole iscrivere in sezione E o F basta che solo una persona possa iscriversi e poi con X punti vendita si possa operare. La normativa su questo, quella degli assicuratori, quindi quella più generica, è abbastanza chiara. Dice che per le sezioni E, anche per la F, serve che ci sia un responsabile della distribuzione assicurativa, quindi una persona fisica che abbia superato il corso, che abbia tutto quanto. Poi all'interno dei locali commerciali, quindi all'interno degli 8 punti vendita, nell'esempio che fa la gente, i soggetti possono vendere copertura assicurativa anche over 200 euro, ma sono costretti a fare un corso di aggiornamento e formazione, senza doversi iscrivere forzatamente nella sezione E del RUI, però la formazione la devono fare ugualmente. Per cui sì, si può, basta uno, ma poi la formazione deve essere erogata assolutamente. È una formazione costosa? E qui il mercato deciderà, nel senso che ci potrebbero essere tante soluzioni, nel senso che magari qualcheduno potrà dare una formazione indiretta. In realtà l'aggiornamento, non la formazione normale, può essere erogata anche da me e Michele, quindi due persone che abbiano un'esperienza superiore a differenza delle 60 ore iniziali. L'aggiornamento è una cosa che possono fare determinati soggetti anche non iscritti ad Albi. Certo che farlo diventare un lavoro, bisogna capire quanti sono i punti vendita, quanto è la formazione, eccetera, eccetera. Quindi sono discorsi un pochettino da In ogni prendere. caso mi Al conto pare di poi. capire che per un'agenzia multilocata basterebbe un iscritto al RUI Un e iscritto a RUI, sì, e poi se i poi gli altri con soggetti la che lavorano formazione. all'interno vogliono vendere anche loro, possono, ma devono fare la formazione, ma non devono essere iscritti a RUI. Perfetto. Sai, Marina, il costo è anche in termini di tempo, eh? Perché Senza ho dubbio. 15 o 30 ore all'anno e non sono cose, cioè sono cose, anche i corsi online richiedono comunque quelle tecniche che consentano poi di stabilire la presenza, via dicendo. Corsi online sono on demand, suppongo, sì, nel beh, oggi senso che sono puoi anche seguire piattaforme quando già vuoi. strutturate. Perché gli intermediari assicurativi professionali, questa norma della formazione e dell'aggiornamento c'è dal 2005, quindi comunque c'è già un'offerta. È un'offerta che risponde a tutti i requisiti che il legislatore chiede, ma ragazzi, 15/30 ore all'anno sono 15-30 ore, sono 2 giorni Sì, è lavorativi. tempo. È tempo, è denaro, è tutto quanto. Allora io ringrazio di nuovo tutte le agenzie che ci seguono e invito tutti a rivolgere domande anche a Travel Open Daily. Scriveteci, gli indirizzi sono sul giornale, sono online. Rivolgeteci domande che vorreste rivolgere ai tre relatori, vi faremo ottenere le risposte, giusto? Mi pare che siate tutti Sì, impegnati ad aiutare le agenzie per capire. Noi siamo un assolutamente, interlocutore capito, molto sì. easy, molto friendly, il giornale voglio dire, Travel Open Daily e Travel Quotidiano. Quindi pubblicheremo continuamente risposte su questo tema fino a che, come dite voi agenti di viaggi, che me lo ripetete molto spesso, tanto lì per lì sembra che dobbiamo morire tutti. Poi non si sa come, ce la facciamo, sopravviviamo, cavalchiamo tutte le novità che arrivano, cambiamo pelle, rilanciamo, sempre qui stiamo. E visto che farete così anche questa volta, noi cerchiamo di aiutarvi. Bocca al lupo. Grazie a tutti Grazie e buon lavoro a tutti a quanti, in bocca al lupo. A risentirci, il webinar lo possiamo dichiarare temporaneamente chiuso, torneremo sull'argomento probabilmente. Un saluto a tutti. Grazie a tutti Grazie, bocca per al aver lupo. partecipato, continuate a seguirci e non perdetevi i prossimi appuntamenti che potrete trovare sul Travel Open Training.